voglio. Ci deve essere il modo di ricondurla a me. Oh, non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani. Pure devo pensarci, devo pensarci. Che cosa posso fare? Cosa è che conta nella vita? Tara, a casa mia, e troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno. Già vedo l'espressione della sua faccia, lo shock, l'incredulità, sorprendermi con un altro uomo, lui. Così tenero, così affascinante, così generoso, vittima di un simile inganno, brutta svergognata. Sarà un incubo che egli ricorderà per il resto della sua vita. Ci penserà e ci ripenserà e ci ripenserà migliaia di volte. Ed ogni volta lo scotterà sempre di più, finché non avrà più bisogno di ricordarlo. Sarà parte di lui. Come farò a resistere fino a domani sera? Tutte le notti continuo a sognare di quest'uomo, un uomo che non conosco nemmeno. Un amante immaginario? E che altro potrebbe essere? Al principio non riuscivo a vedere il suo viso. Poi una notte sognai e lo vidi alla mia finestra che mi fissava. Sorrise e per la prima volta vidi il suo viso. La notte dopo lo sognai di nuovo. Era in mezzo alla strada. Avrei giurato che fosse un uomo in carne ed ossa. Assomigliava un po' a te. Somigliamo tutte quante ad api armate di pungiglione intente solo a far miele, vero fiorellino? Margo, ti prego. Ma tu non fare l'istitutrice, Karen. Purtroppo io non sono raffinata come te. Sarebbe piaciuto anche a me andare in collegio, ma mio padre non ha voluto. Aveva bisogno che l'aiutassi in negozio. Non sarebbe ora di andarsene? Sentite il celebre autore. Hai qui una situazione densa di sviluppi e non trovi niente di meglio che mandare tutti a letto. È un'ottima idea. A me non piace. Merlino! Merlino, il più potente pasticcione del mondo. Ragazzo, ho più magia io nel mio dito mignolo. Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa Maga Magò. La più formidabile. Posso anche cambiare dimensioni. Oh, Jackie, sarò tanto triste senza di te. Non so davvero come farò. Mi sembra che te la caverai. Non ne ho colpa, Jackie. Non devi andartene pensando che... Io non volevo, sai, Jackie? Lo so, a Louis non si resiste. Oh no, io l'odio! Lo so che pensi. Che sono una sgualdrina. Certo. Come mia madre. Perla, non dir questo. Ne ho colpa anch'io che non t'ho aiutata. Oh sì, ne avevo tanto bisogno. Dovremmo cercare di mantenerci più calmi che si può finché arriverà l'aeroplano. Il signor Johnson fa il cacciatore in Africa da quasi 30 anni ed avrà saputo dove andare. Se non trova un aeroplano, tornerà con un altro camion. Oh, questo o quello. Non ha molta importanza. Oh, mi sento così impotente, se almeno potessi fare qualche cosa. Ma non capisco come ti si possa essere infettata quella gamba. Cosa avremmo fatto, tu ed io, perché dovesse capitarci? Steve, come hai potuto concepire una cosa simile? Ma è volgare, vile e meschino. Incatenare l'uomo che amo alla mia tomba. Mi meraviglio di te. Steve, io sono nata ricca. Nessuno avrebbe potuto offrirmi nulla perché avevo tutto. Ma non ero soddisfatta. Finché ho incontrato Lester. E la mia vita è mutata. Egli mi ha dato tutto. Senza prendere niente. Altro che il mio amore. E io mi sono sentita per la prima volta povera. Perché non avevo altro da offrirgli. Questi disegni sono miei, signor Sherman, miei. E mi ci sono voluti 3 mesi per convincere Bettini a presentarli col suo nome. Suoi? Miei. Non è che questi disegni li ha rubati lei a Bettini, vero? Io non derubo i poveri. Domandi a Cooper, lui lo sa. Ho fatto la modella nei più luridi atelier dove sudici compratori del West mi si stringevano addosso. Sono stata palpeggiata, strizzata e baciata. Sono fuggita da tassi, bar e camere d'albergo, ma ho imparato questo mestiere. Ci è voluto molto coraggio, ma l'ho imparato. E ora ho il migliore dei tagliatori. Io sono una disegnatrice e c'è chi dice che lei sia un gran venditore. Dove sei stato? A vedere che faceva Mahoney. Ci sei stato tutta la notte? E guardami quando ti parlo! Tu sei stato di nuovo da quella messicana? Te l'ho detto dov'ero.
Non mentire, so tutto di lei. Cosa credi? Conosco il profumo che usa. Te lo sento addosso ogni volta che vai in paese. E so dove la tieni, me l'hanno detto i cowboys. So che ti ha seguito dal Texas. E credi a tutto ciò che senti? Oh, Carla, non ti perdere così. Manda via quella donnaccia. Un giorno sarai il padrone qui. Sarai ricco e rispettato. E ho sempre desiderato che tu tornassi.